grazie alla perseveranza di mia moglie. Per quanto riguarda l'IAVE, che diceva prima, che ha fatto, ho trovato anche il protocollo con cui è stato messo dalla Chiesa, dalla Congregatio del culto divino e disciplina sacramentorum. Grazie. Con protocollo numero 3 è stato. Non ce l'avevo più in testa. E praticamente dice pure come. Perfetto. Allora, ditemi voi, non so che ore sono, non so nulla. È prestissimo. Prestissimo. È Festo? Quello di. Arrivo. Non ho capito. Filologi, esegeti ebrei che rabbini che le danno ragione. Vuoi sapere? No, nel senso che quei rabbini americani non è che mi danno ragione, hanno rispondono a delle mie domande, non è che mi danno ragione, eh? Bisogna essere chiari. Comunque su alcune cose con questi qui non ho rapporto, perché questi qui mi massacrano. Io leggo solo le cose che scrivono. Sì, ok, sì, sì. Da questo punto di vista, devo sapere, dal punto di vista della Chiesa Cattolica, ha avuto qualche riscontro positivo dal punto di vista sul privato? No. Ma neanche negativo. Quindi gli ebrei sono più aperti. Silenzio assoluto. Gli ebrei sono più aperti da questo punto di vista, diciamo quelli più atei. Sì. Indubbiamente, ma perché. Diciamo, allora, il metodo di studio tipico del mondo ebraico è che non bisogna mai studiare da soli, bisogna sempre studiare almeno in due, in modo che se uno fa un'affermazione l'altro ne faccia immediatamente una contraria. Questo è il metodo di studio talmudico, cioè bisogna sempre essere in contraddittorio. E addirittura quel metodo di studio si considera, come dire, quasi fastidiosa e pericolosa un'affermazione che sembri porre fine alla discussione. Cioè bisogna sempre discutere, anche perché appunto loro scrivono, per esempio, vabbè, all'interno del pensiero ebraico ci sono le correnti massimaliste, minimaliste, faccio un esempio, per quanto riguarda gli ordini, cioè i precetti, i famosi comandamenti 613 dati da Yahweh al popolo, no? Ci sono le correnti massimaliste che dicono no, Yahweh ha detto tutto nei particolari. Le correnti minimaliste dicono no, Yahweh ha dato delle indicazioni di carattere generale che poi sono da interpretare, da riempire di contenuti. No? Quindi siamo sempre all'interno del mondo ebraico. Per dire, faccio un esempio, in uno dei Midrash c'è un commento alla legge sulla purità, che non è chiara, come molte altre non sono chiare. E allora lì si racconta che Mosè parla con Yahweh e gli dice, ma senti un po', quando noi non riusciamo a capire gli ordini che tu ci hai dato, cosa dobbiamo fare? E in questo Midrash Yahweh gli risponde e gli dice, seguite la maggioranza. Se la maggioranza dice che è puro, è puro. Se la maggioranza dice che non è puro, non è puro. Mi spiego? Allora, quando uno si aspetta chiarezza da Dio, Dio dice, ma decidete voi. E sappiamo anche che le maggioranze possono cambiare, tra l'altro. Quindi una cosa che può essere pura questo mese può essere non più pura il mese dopo, teoricamente. Però questo è nei Midrash, cioè quindi nella lettura, nella letteratura, arrivo, nella letteratura di commento. Com'è? La Chiesa Cattolica ha scelto la reticenza. Che è il comportamento più intelligente. Non a caso governano da 2000 anni. No, ma difatti non si andrà avanti tanto. No, chiedo scusa perché era già alzata lì la mano, arrivo subito, non dimentico. Dai suoi studi, dalle sue traduzioni dell'Antico Testamento, in nello specifico i profeti, che idea si è fatto sulle profezie della presunta venuta di questo figlio salvatore che gli ebrei attendono? E quindi secondo lei chi attende? Forse, faccio la domanda. Perché ormai hanno rielaborato l'idea del Messia, intendendolo come ormai il popolo ebraico, che è il Messia liberatore intermediario tra il mondo e Dio. Cioè ci sono tante elaborazioni. Quella che secondo lei è la più
la più vicina. Allora, la più vicina era quella, secondo me, quella originale. Il Mashiach era il condottiero militare che avrebbe liberato il popolo ebraico dal giogo straniero e addirittura l'avrebbe posto al di sopra degli altri. Teniamo presente che Ciro il Grande, nel libro di Isaia, è definito Messia. Non come se fosse, è Messia. Perché? Perché ha preso il popolo di Israele, diciamo, dalla cattività babilonese, e l'ha liberato e gli ha dato la possibilità di tornare a Gerusalemme. Quindi è definito Messia. Mi racconta una curiosità sul Messia, Mashiach, che vuol dire unto, da cui il termine Cristo. Quando questi qui, questo non è nella Bibbia, questo che vi sto dicendo adesso, nella Bibbia canonica, portavano qualcuno a casa loro, cioè i pochissimi privilegiati, cui consentivano di avere, tipo Enoch, cioè di avere un rapporto diretto. Siccome, questo lo si legge anche per quanto riguarda Yahweh, volevano avere rapporto con persone pulite e non puzzolenti, allora lo ungevano e lo frizionavano. Il significato originale della radice che porta a Mashiach è frizionato, pulito. Quindi il Mashiach in origine era quel privilegiato che, potendo avere rapporto diretto, vicino, personale con loro, prima di averlo gli facevano brusche striglie. Poi, ed era l'unto, perché ovviamente cosparso di olio tu ti tieni addosso tutte le tue cose, cioè non, voglio dire, batteri, cellule che si staccano, te le tieni addosso tutte. Dopo questa cosa qui è stata elaborata, per cui il prescelto dal veniva simbolicamente unto con l'olio, ma in origine Mashiach significa significa anche percosso, tra l'altro. Percosso, cioè nel senso che gli facevano brusche striglie, non che lo picchiassero, ma insomma erano abbastanza duri nel lavarlo. Ti ungo, ti ungo, bravo, giusto, non ci avevo pensato. È rimasto nell'uso. Cioè, quindi, secondo me lo attengono da fuori o da dentro? Cioè, da fuori inteso. No, potrebbe essere scelto uno di loro all'interno. No, ma oggi quello che aspettano. Io non so se aspettano ancora una persona. Secondo me non è così. No. Okay. Cioè, ormai hanno veramente, almeno nel rielaborato l'idea del popolo inteso come popolo santo, il popolo sacro, che è lui il Messia, cioè quello che porterà alla liberazione del mondo. Sì, perché anche, perché ormai, cioè, il Messia serviva allora come capo militare, come capo militare, ed era effettivamente un condottiero, doveva essere un condottiero militare. No, chiedo scusa, ma c'era laggiù, altrimenti poi non rispetto gli ordini. Hanno preso la Bibbia, hanno preso una serie di testi, traducendoli in maniera che potesse andare bene, occultando appunto alcune cose, no? E mettendo sotto forma di una religione in cui vi è un Dio da venerare. E questo l'hanno fatto in diversi millenni, cioè è costato parecchia energia per fare una cosa del genere, no? Conquista di nuovi territori, cioè, e hanno creato la Bibbia, la religione cristiana. Adesso che hanno questo testo che praticamente in tutto il mondo viene venerato, il fatto che comunque non è stato in questo testo, per quanto possa essere occultato, si è visto che comunque queste cose sono anche osservate, no? Cioè che abbia uno scopo ben preciso, perché a un certo punto li tirano fuori. Mi sembra stupido dal punto di vista energetico, dell'energia che hanno investito, fare una cosa del genere se non ci fosse uno scopo ben preciso, no? Secondo te come la vedi una cosa del genere? No, ma non ho capito se la domanda è relativa al perché l'hanno fatto o al ciò che sta succedendo adesso. No, è relativa un po' allo scopo, quello che può essere lo scopo per cui hanno fatto una cosa del genere. Se l'hanno fatto come un specifico,
preparare un software, costruire un sistema di potere cui prode. Ci puoi fare una sintesi breve? Costruire, no, diceva se c'è uno scopo in tutto questo. Qui c'è un capitolo che è intitolato come può nascere una religione da simili presupposti, e ho raccontato cosa avrei fatto io se mi fossi trovato ad avere prima contatto con questi qui, se mi fossi trovato tra i privilegiati che avevano contatto con questi qui, e cosa avrei fatto una volta che questi qui se ne fossero andati. Avrei costruito un sistema di religioni. Come evoluzione quasi naturale, ma intanto per garantire a me il massimo benessere. Quel massimo benessere che avevo quando ero a contatto diretto con loro e che non voglio perdere. E che voglio anzi incrementare. Perché attraverso questo sistema qui tengo sotto controllo milioni di persone. Che è quello che... Ma perché conservare una memoria di quello che è stato? E non cambiare... Perché si deve creare un'origine, una motivazione. Altrimenti, come dire, è una roba che nasce dal nulla. Invece una cosa del genere ha una sua storia che non a caso è quella che giustifica. E molta gente mi dice, ma perché non ti decidi a parlare del Nuovo Testamento? Io dico che se si capisce bene l'Antico Testamento, che è quello che è considerato la radice del Nuovo, si capisce bene il Nuovo. Cioè se si capisce bene che cosa c'è scritto nell'Antico Testamento, quello che abbiamo in casa, leggiamo le Bibbie che abbiamo in casa, se si capisce bene, si capisce bene il Nuovo. Cioè si capisce bene che cosa hanno inventato sul Nuovo, che col Vecchio non ha nulla a che vedere. Mi scrivono sempre ebrei in relazione al lavoro dei Masoreti e mi dicono, i Masoreti che operavano appunto tra il VI e il IX secolo d.C. sono stati di fatto costretti a trasformare la Bibbia in un testo che potesse essere accettato e soprattutto utilizzato dalle due religioni nascenti. Nascente mica più tanto, ma insomma cristianesimo e Islam, che tutte e due, che noi siamo abituati a pensare all'Islam come una religione violenta, al cristianesimo come una religione di pacifisti, tutte e due violentissime, a suon di coltellate, si contendevano il controllo del Mediterraneo. Allora se i Masoreti non avessero trasformato quel libro in un libro accettabile e utilizzabili da quelle due religioni, mi scrivono questi signori, sarebbe scomparso il popolo ebraico, l'avrebbero sterminato. Invece, questo libro è diventata la radice delle religioni che si stavano costruendo con la violenza e con l'imposizione dei sistemi di potere. Quindi questo è uno dei motivi per cui l'Antico Testamento è stato trasformato in questo modo. Quasi una costrizione di fatto, cioè come dire pena la morte. Peraltro se leggiamo gli studi di Marina Caffiero, eccetera, si vede come la Chiesa ancora nel Medioevo, in Italia soprattutto, intervenisse sulla cultura ebraica, arrivando quasi addirittura alle volte a stabilire che cosa doveva essere credibile e che cosa non poteva essere credibile sotto minaccia di persecuzione. Cioè come dire, quella roba lì bisogna raccontarla così. Mi spiego? Proprio un vero e proprio sistema di potere. Sì, anche qui era stata chiesta. Scusate, sì, forse... sì, è una cosa, diciamo, apparentemente, o forse che non c'entra nulla, ma sul discorso Messia e non Messia, a un certo punto è stato interpretato fino ad oggi dal cristianesimo in un certo senso ben preciso Isaia 53, l'uomo dei dolori, che sicuramente